Ha soltanto 13 anni, motivo per cui gli abbiamo risparmiato l'invadenza di un'intervista, al sorriso e il carattere di papà. Francesco Forti, figlio di Chicco, il surfer trentino in carcere da 12 anni in Florida, non si è scomposto di fronte al travolgente affetto di parenti e amici del padre che si sono radunati a Torbole per festeggiarlo in occasione della prima visita alla nonna Maria a Trento. Gentile con tutti, socievole e simpatico, il 13enne ha potuto conoscere ed ascoltare chi si batte per la liberazione del padre. Prima nell'incontro con gli esponenti del comitato Una Chance per Chicco all'Hotel Piccolo Mondo. È un piacere per noi essere qua insieme al figlio di Chicco, nella speranza di poterli rivedere a breve magari tutti di nuovo qua assieme in Trentino, e per quello che ci stiamo dando da fare, anche per riuscire a capire se troveremo una via per far riaprire il processo per il nostro amico Chicco. Poi l'incontro più formale al Circolo Vela di Torbole, dove si sono alternate le testimonianze di Gianfranco Tonelli, che gli ha consegnato la tessera del circolo, del senatore Giacomo Santini, dell'amico del padre Francesco e soprattutto della criminologa Roberta Bruzzone, star della serata, che ha fatto il punto sul dossier che sta preparando con le prove dell'innocenza di Chicco, da consegnare al ministro Roberto Frattini per una protesta formale dell'Italia e la richiesta di riaprire il processo. Le parole della nota criminologa hanno rinfrancato chi, dopo 12 anni di battaglie vane, cominciava a temere di non rivedere più il surfer trentino. Ho letto tutte le carte del processo, ha detto l'Abruzzone, che ha avuto anche due incontri in carcere con Chicco. Ci ho messo un anno, aggiunto, ma mi sono fatta una convinzione certa, ovvero che Chicco sia innocente e che sicuramente nell'omicidio che lo vede imputato c'entri Thomas Knott, il vicino tedesco che l'aveva coinvolto in un'operazione immobiliare col padre della vittima e che si è rivelato un noto truffatore, nonché suo principale accusatore al processo. Sulla pelle di Chicco si è giocata una partita sporchissima, ha aggiunto l'Abruzzone, con la complicità degli avvocati difensori che avrebbero tenuto un comportamento inspiegabilmente remissivo in aula, commettendo una serie di errori. Tutti gli elementi che giocavano a favore di Chicco Forti sono stati ignorati, a partire dal tabulato telefonico della stazione di benzina dove lui diceva di essersi fermato. Sono riusciti ad alterare anche i dati tabulati di quella cabina telefonica, proponendo addirittura i tabulati dell'anno successivo, e nessuno ha notato che i tabulati risultavano del 99, non del febbraio 98 ma 99.